La seconda giornata di Darfobuario Terme Tricolore inizia con il capolavoro di Andrea Endrizzi. Il classe 2009 del Veneto si prende la maglia di campione italiano esordiente primo anno con un'azione solitaria incredibile, solo a pensarci. Se ne va quando manca oltre un giro al termine dei 39 km di gare, approfittando di un gruppo che non trova mai l'accordo per riprenderlo, vince davanti a Cingolani e Pasini sul podio insieme a lui in una gara che contava 118 partenti. La gara è andata bene, a un certo punto è partito un ragazzo di non mi ricordo quale regione, ci siamo dati i cambi regolari per un po' di strada e in salita ho staccato e sono arrivato subito quando l'ho mollato. Ci ho creduto fino in fondo. È però Thomas Martinelli a prendersi la scena. Il 2008 di Tavernola infiamma le strade di Darfobuario Terme nella gara esordienti secondo anno, in una fuga a tre con i veneti Zanandrea e Padovan. Il lombardo sembra averne di più e sull'ultima salita di Arbano allunga e va a prendersi la maglia tricolore al termine di 53 km, di cui almeno una ventina vissuti in fuga. Dalla Valle Camonica quindi la maglia finisce sul Sebino e sul podio tricolore insieme a Martinelli ci finiscono i compagni di fuga. La gara è andata bene, benissimo, si porta il tricolore a Ronco e è una grande emozione, non riesco ancora a crederci. Ho deciso di partire quando è partito del Veneto, prima della gara ci avevano detto che quelli del Veneto comunque volevano conquistare un'altra maglia, per cui partivano lo stesso. Appena ho visto che è partito, ho visto l'occasione, sono riuscito a leggere la corsa, sono partito subito. Poi ho cercato di star lì con loro il più possibile per cercare di risparmiare. Poi sul mio territorio la salita ho attaccato subito e li ho lasciati indietro. È invece un arrivo in volata nel quartetto che ha animato gli ultimi chilometri di gara, quello che chiude i campionati italiani. Il campione uscente della categoria allievi, Ivan Toselli, dopo aver condotto le operazioni a lungo, si deve accontentare della medaglia di legno. Sul podio tricolore allievi ci sono Bessega e Andrea Haus, alle spalle del neocampione italiano del Veneto, Filippo Cettolin, che festeggia di fronte ai 145 avversari. È stata una gara bellissima, devo ringraziare tutto il Veneto che mi ha aiutato nella parte finale, sono contentissimo. Avevo chiesto a Cerotto se facevamo un attacco, siamo andati via in tre il Veneto e gli ho chiesto se mi portavano fin sotto la salita e devo ringraziare Nicola Battei e Alessio Cerotto. Alla dedica tutta la mia famiglia e la mia squadra.